Io mi sono avvicinato a questa malattia, Crohn in particolare, una delle malattie croniche intestinali infiammatorie, casualmente perché ne soffre mio figlio. E tra l'altro il grande problema di queste malattie, quindi anche della mia esperienza, è stata quella di diagnosticare questa malattia. Una malattia strana, non facilmente diagnosticabile, i cui sintomi sono facilmente confondibili con quelli di tante altre malattie, dalle intolleranze alle gastriti, al mal di pancia, tutto quel mondo che colpisce l'addome. Una volta diagnosticato, ho avuto la fortuna di incontrare, incrociare il professor Armuzzi che ci ha preso in cura e da allora abbiamo in qualche modo risolto, non risolto definitivamente, ma la cura ha portato i suoi frutti. Adesso mio figlio ha una vita assolutamente normale, cosa che non aveva prima, perché comunque Crohn, ma tutte le mici, le malattie infiammatorie croniche intestinali, se non curate, se non prese in tempo, sono fortemente invalidanti. Mentre invece una cura e una terapia porta ad avere una qualità della vita assolutamente accettabile, buona in molti casi, ottima in alcuni. Dopo un po' di tempo abbiamo deciso, mi hanno chiamato, mi hanno coinvolto e chiaramente ho accettato di buon grado di fare uno spot, cioè di fare una campagna mediatica di sensibilizzazione verso i malati di mici. L'obiettivo di questa campagna fondamentalmente è quello di rassicurare, cosa che andrebbe fatto in qualunque tipo di malattia. Insomma, noi in questa in particolare, essendo una malattia non molto comune, a volte chi ne soffre si sente solo, si sente isolato, si sente che non sa a chi rivolgersi. Allora, attraverso questa campagna noi andiamo a dire più cose. Primo, che non si è soli. C'è un'associazione specifica che conosce il problema e sa dove mettere le mani, quindi sa come curarlo. E già questo dovrebbe essere un elemento di grande rasserenamento per i pazienti che ne soffrono. Allo stesso tempo, in questo spot si comunicano altre due cose. La prima è che c'è la possibilità di fare una vita assolutamente normale. Infatti, i protagonisti dello spot sono un manager, una madre con il figlio, due adolescenti che ridono e scherzano e Simone Sabbione, addirittura un campione di nuoto, e fa vedere come queste persone, pur affette da amici, hanno comunque una vita assolutamente normale. E infine c'è un messaggio di speranza, che è il concetto della campagna, che i pazienti non sono malati, perché nel termine malattia c'è qualcosa di definitivo e di anche spaventoso a volte, ma sono in cura, sono persone in cura che hanno intrapreso un percorso e nella parola cura proprio c'è speranza e c'è la possibilità, non la certezza sarebbe sbagliato dirlo, ma c'è la grande e buona possibilità di poter risolvere il problema. O in maniera definitiva, o se non in maniera definitiva, in maniera tale da permettere una qualità della vita assolutamente ottima. Ho preso a cuore questa campagna perché, essendoci passato, voglio che comunque io sia un'immagine, diciamo, che di speranza, perché mi sono affidato a esperti come l'IGBD che ha subito capito la situazione e abbiamo curato presto questa cosa. Essendo malattie progressive bisogna prenderle di petto. Quindi anche attraverso lo sport, che mi sono detto che è stata la mia terapia più grossa, perché affrontando comunque uno stile di vita vicino alla perfezione aiuta molto il corpo, sia con l'alimentazione che appunto con lo stile di vita, andare in remissione di queste malattie. Io sono stato molto fortunato perché sono in remissione, non sono persone tanto fortunate quanto me, ma appunto bisogna mandare avanti la ricerca, bisogna mandare avanti questo movimento che comunque è importante per far stare meglio le persone. Quindi sei stato fortunato, ma hai avuto anche molto metodo e Sì, disciplina. assolutamente, Quindi per cosa forza. ti senti di suggerire? Mi sento di suggerire che non bisogna prendere le cose alla leggera e quindi andare subito da esperti, affrontare subito la cosa, curarsi subito, stando attenti e facendo le cose fatte bene attraverso l'alimentazione, attraverso uno stile di vita sano, attraverso lo sport se si può, se si ha la possibilità di farlo. E niente, il resto viene da sé. Il E resto. l'Italia è in una buona posizione per quanto riguarda Sì, la ricerca. sono molto bravi. Io, Tu conoscendo anche di dove? più, entrando in questo mondo di professionisti, ho capito che davvero siamo in mani buone. E sono malattie che solitamente sono difficili da diagnosticare per un fatto che possono essere scambiate per tante altre cose, ma
essendo, diciamo, seguite queste persone che sanno cosa fanno, come l'IGBD si riesce a venirne fuori subito, diciamo che prima è meglio è, quindi c'è una chiusura interiore appena comunque si hanno i primi sintomi e la cosa è normale, ci siamo passati tutti quanti, ma dopo bisogna volersi bene e cercare di farsi davvero coraggio e andare da persone che sono capaci. Una diagnosi preventiva? Beh, purtroppo non sono un medico, mi sarebbe piaciuto molto, però sicuramente lo stile di vita conta tanto, perché c'è un fattore genetico, può partire da quello che so anche da molto piccoli, quindi sicuramente aiuta tanto anche l'alimentazione, la modifica dei cibi, mi sa che ne ha risentito tanto, anche lo stesso intestino, sì, che è la cosa più colpita attraverso i cibi, comunque ne risente tanto e ci sono tanti fattori che purtroppo contribuiscono. Sì, che contribuiscono, purtroppo non so esattamente, però quel messaggio di ottimismo, le cure ci sono e sono buone, quindi state fiduciosi perché si può venirne fuori e avendo obiettivi prefissati come io magari nel mio sport è una terapia davvero ottimale.